Mi chiamo Aleska, ho 19 anni. Studio a San José, la capitale della Costa Rica. Oggi è una giornata speciale perché torno nella mia regione, San Carlos, a trovare mia madre. Il pullman parte presto e il viaggio è splendido. Attraverseremo le montagne, i boschi e se la fortuna ci assiste vedremo fra le nuvole il vulcano Arenal, uno dei più grandi del paese. Mia madre lavora in una piantagione di ananas di Dole. Già alle 6 si avvia al lavoro in bicicletta. A quell'ora iniziano a lavorare nei campi, in modo da portare a termine gran parte delle attività prima che il sole diventi molto forte nel pomeriggio. Mia madre inizia la sua giornata alla macchina dove si lava e si imballa la frutta che è appena stata raccolta. Mi ha detto che ogni giorno di ogni settimana dell'anno partono 10 camion pieni di ananas, destinati alla vendita in Europa o negli Stati Uniti. È bravissima nei rapporti con le persone e questo le serve molto perché è responsabile della qualità e deve assicurarsi che durante il lavoro vengano rispettate tutte le regole. Non solo si deve garantire che gli ananas siano di ottima qualità, ma anche che la produzione rispetti l'ambiente. La vita a San Carlos è molto diversa da quella della capitale. Qui si conoscono quasi tutti. Mi piace andare a trovare le mie amiche, come fa mia madre a mezzogiorno con le sue. Ci sono sempre un sacco di cose da raccontare. Si vedono i primi campi di ananas. Manca poco all'arrivo. Più tardi, durante la giornata, mia madre va a controllare le attività all'interno della piantagione. A volte si reca alla tenuta dove producono gli ananas normali, altre volte visita i lotti dove si producono gli ananas biologici. Nella piantagione i frutti vengono controllati uno a uno, completamente a mano. La mia vita nella capitale è intensa e molto moderna. Sono molto ottimista per il mio futuro. Ma una cosa mi è chiara. Un giorno tornerò a casa, a San Carlos.